In questo video parleremo dei benefici della camminata e vi darò anche qualche consiglio su come camminare di più. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qua sul canale. Non voglio dilungarmi troppo, come detto un attimo fa, oggi parleremo dei benefici della camminata e lo faremo proprio andando a passeggiare in un fantastico sentiero di montagna che c'è qui vicino a casa mia. Quindi ragazzi, andiamo! Nel 1960 un certo chirurgo plastico di nome Maxwell Maltz definì la durata di 21 giorni per creare un'abitudine. Successivi studi condotti dall'University College di Londra lo smentirono, dichiarando che per trasformare un'azione in abitudine in realtà ne servono 66. Ma mi piace pensare che questo Maxwell aveva ragione, perché oggi è il 27esimo giorno da quando ho deciso di cambiare vita e di rimettermi in forma. Ed in questo lasso di tempo ho perso la bellezza di 7 kg, seguendo una dieta che in realtà non ha fatto altro che farmi mangiare più sano. Ci ho fatto anche un video a riguardo, se vuoi te lo lascio linkato qua sopra la mia testa. Beh, non solo però mangiando meglio sono riuscito a dimagrire e a perdere peso, ma anche riscoprendo il piacere di camminare. Ebbene sì, un gesto semplice che a volte diamo per scontato. Ed è proprio per questo che siamo qua, per camminare. E mentre cammineremo vi elencherò i motivi, alcuni dei motivi, per il quale camminare fa bene. Allunga la vita. L'OMS ha dichiarato che fare almeno 5.000 passi al giorno allontana da uno stile di vita sedentario, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Riduce il rischio di cancro al seno. Infatti, secondo una recente ricerca, le donne che camminano almeno un'ora al giorno riducono del 14% la possibilità di contrarre questa malattia. Ah, per voi maschietti, anche noi possiamo ammalarci di questa malattia, anche se molto più raramente, infatti solo lo 0,7% di noi, ok? Aumenta le difese immunitarie. Camminare per 30 minuti al giorno contribuisce a stimolare il sistema immunitario e ci permette così di diventare più resistenti ai malanni stagionali, come raffreddori e influenze. Va bene al cuore, sì, perché camminare aumenta il ritmo del cuore, permettendo così di allenare il nostro muscolo cardiaco e migliorarne così le funzionalità. Inoltre, una bella passeggiata riduce il colesterolo, o perlomeno aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riducendo così il rischio di infarto. Comunque adesso momento un attimo serietà. Questa pigna colada. Dai, ma lavica dalle balle. La colada lavica, no? Scusa. Va bene, questa era brutta, ragazzi. Potete anche disiscrivervi al canale adesso. Adesso lo lascio in mezzo alla natura e torno da solo. Esatto. Ne approfitto adesso che siete a metà del video, così siete belli presi, per dirvi, anzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, di mettere un bel pollice in su quando escono i video. E di commentare, ragazzi, commentate, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, datemi consigli, raccontatemi le vostre esperienze, dove vi piace andare a camminare, quando vi piace andare a camminare, con chi vi piace andare a camminare, quali sono i vostri sentieri in Italia preferiti, insomma, quello che volete. Apritevi, ragazzi, apritevi al mondo nei commenti di YouTube. Commentate, venga! Stimola la creatività. Camminare nella natura, infatti, è un toccasana anche per la nostra mente. Secondo numerosi studi, camminare nel verde riduce ansie e stress e ci permette così di far riposare il nostro cervello, che in cambio ci renderà fino al 50% più creativi. Ma non solo, aumenteranno anche le nostre capacità cognitive, come memoria ed apprendimento. Fa perdere peso.
Questa caratteristica non è così scontata, infatti non tutti sanno che camminare a velocità moderata può arrivare a farti bruciare anche 250 kcal all'ora. La cosa figa è che non serve essere allenati per potersi concedere una lunga passeggiata. Previene il diabete. Esatto, perché camminare aiuta a metabolizzare il glucosio ed aiuta le funzionalità dell'insulina e quindi previene il rischio di ammalarsi di questa malattia. Bene, adesso che ti ho elencato alcuni tra i più importanti motivi per il quale dovresti camminare di più, lascia che ti dia qualche consiglio su come effettivamente poter andare più spesso a passeggiare durante la tua vita quotidiana. Organizzatevi con gli amici, proprio come ho fatto io oggi. Vedi, sono venuto con lui. Vi ricorderete di lui perché abbiamo fatto il video insieme della canzone. Comunque, mentre camminate con gli amici, potete parlare di più e del meno, organizzare le vacanze, progettare un piano per la conquista del pianeta, per esempio. Potrebbe essere più facile conquistare il pianeta che progettare vacanze in questo periodo. In questo magari. Periodo sì, però diciamo che dai, organizzarsi con gli amici potrebbe essere un'ottima idea per poter andare a passeggiare più spesso. Mi ha detto il vitello coi piedi tonnati, mi ha raccontato la verità. La verità, come dice lui, è verità. La verità. E mi ha nascosto una e mi ha detto che tu, solo tu, sempre tu, nient'altro che tu, sei il vitello coi piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Un'altra motivazione per camminare di più potrebbe derivare dall'acquisto di un braccialetto contapassi come questo che ho io qua, che vi tiene conto dei chilometri che fate durante la giornata e anche delle calorie che bruciate, quindi potreste prenderlo come sfida quello di superare il vostro record ogni giorno di passi e di calorie bruciate. Vi lascio magari il link in descrizione di quello che ho io qui, così potete acquistarlo se volete. Vi assicuro che camminare in mezzo alla natura riduce fortemente lo stress, perché qui è proprio un posto rilassante. Adesso ci siamo fermati a mangiare una banana, una cosa, insieme a Diego. È veramente, veramente rilassante. Si sta veramente da Dio. Ti ho rubato un pezzo della mia banana? E vabbè. Portate a passeggio il vostro cane. Ebbene sì, perché un altro metodo per poter camminare di più è quello di portare a spasso il vostro cane. Infatti, se siete tra i fortunati ad avere un amico a quattro zampe, sappiate che camminare farà bene sia a voi che a lui. Camminate per risolvere un problema. Esatto, perché come detto prima, camminare stimola la creatività. Quindi, se avete un problema, potreste prendere un po' di tempo per voi stessi, venire in un bosco o in un sentiero di campagna o dove volete, fare una bella passeggiata e chissà che magari non arrivate alla conclusione o alla risoluzione di un problema. Andate a piedi. Questo può sembrare scontato, ma non lo è, perché tante volte noi usiamo la macchina, il pullman, la metro per spostarci anche di pochi chilometri. Se abbiamo tempo, chiaro che non abbiamo sempre tempo, però quando ce l'abbiamo preferiamo le gambe come mezzo di trasporto. In questa maniera a fine settimana avremo camminato molto di più. Camminate per esplorare. Scommetto che camminando per la vostra città scoprirete cose che non avevate mai visto prima, pur essendo sempre state lì. Perché camminare ci fa guardare le cose da un'altra prospettiva. La vita scorre più lentamente e ci dà il tempo di apprezzare quei piccoli particolari che spesso condiscono la nostra vita quotidiana. Siamo tornati qua in studio, io spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Poi se volete mettere anche un pollice in su
potete farlo tranquillamente. Ragazzi, vi ricordo anche che potete commentare sotto il video, magari scrivendomi le vostre esperienze, dove vi piace andare a camminare, consigliandomi qualche percorso da fare in Italia o ovunque nel mondo. Io, se ho la possibilità di andare a farlo, lo farò. Vi invito anche ad andarvi a iscrivere al canale YouTube di Diego, perché lui parla principalmente di trekking. Quindi, se vi interessa l'argomento, è il canale adatto a voi. Lui parla di attrezzatura, vi spiega proprio i sentieri, come sono, se sono difficili, se non sono difficili, eccetera, eccetera, eccetera. Lui fa i video in spagnolo, ma non preoccupatevi, perché sono sottotitolati in tutte le lingue del mondo, praticamente. Lui li sottotitola in tutte le lingue. Vi lascio comunque il link qua sotto. Niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, andate a camminare e prendetevi cura di voi stessi. Ciao!